E abbiamo saputo perché. Perché questo direttore è una compagnia teatrale, insomma, per il mondo. Dove in pratica si presentano i giocatori dopo averli preparati a dire quello che devono dire. Tant'è che Hernandez piange per essere partito da Roma, ride perché è arrivato a Milano. Poi lo presentano dopo 3 giorni e dice che lui è venuto all'Inter perché praticamente non era mai il processo di Serie B. E questa è proprio una compagnia teatrale e i risultati sono da compagnia teatrale. Per quanto riguarda invece il discorso del Presidente del Bologna, questa è una cosa abbastanza grave, perché nei processi esistono coloro che accusano, ma le parti che sono più, direi, antipatiche, sono le parti civili. Vedete gente che cerca di approfittare delle situazioni e si arrabbia sui denti per fare o per arrivare a degli scopi particolari. Dunque, il Presidente del Bologna è uno che non sa gestire le squadre di calcio, ha rovinato il Bologna praticamente per i motivi che sa lui, quindi non voglio stare a fare cose che non mi riguardano, ma mi dovrebbero riguardare praticamente in un'altra maniera. Ha detto qualche giorno fa che lui è stato praticamente retrocesso perché il campionato era truccato, perché la banda di morti era riuscita a farlo riuscire. Prima di tutto lui non ha capito che sia la sentenza sportiva che quella ordinaria, e qui il nocciolo della cosa, hanno stabilito che il campionato era regolare. Quindi tutto quello che dice il presidente, l'ex presidente Bologna, è tutto falso. Sarebbe la guerra di fronte praticamente a quello che sostanzialmente dice una sentenza sportiva. La sentenza sportiva lasciamola stare, comunque la sentenza sportiva è la sentenza dell'ordinario. E qualche giorno fa, mi sembra ieri, ha ribadito sulla pubblica, se non vado errato, che appunto è retrocesso per questo. Intanto non è retrocesso per effetto di cose che sostanzialmente hanno gravato sulla sua società. Lui ha perso la Serie A per un motivo ben semplice. Ha fatto 2 partite, una andata, una ritorno con il Parma, che doveva essere praticamente la conclusione di quel campionato che perdeva e andava in Serie B. La prima partita il Parma giocava senza nome di titolari, che un altro arbitro che hanno detto che faceva parte dell'associazione De Sarti si era squalificato in occasione di quella partita. Quindi un associato ha favorito il Bologna in quella circostanza e il Bologna non ha saputo approfittare, ha vinto 1-0. Poi il Parma è venuto a Bologna, che praticamente ha recuperato tutti i suoi giocatori e ha vinto e il Bologna ha retrocesso. Queste sono le cose che praticamente vengono dette e che non corrispondono alla verità. Poi c'è chi si documenta e chi no. Io per esempio nel tempo passato ho avuto la dimostrazione che a Bologna era riuscito lui a dire e a far capire che Bologna era retrocesso per questo motivo. Credo che nessuno più si ricordi di questo, soprattutto nessuno creda più a questo, anche perché basta guardare il Bologna, la squadra come l'ha fatta, sarebbe come il Bologna di adesso, scusate per i bolognesi. Il Bologna di adesso non per retrocedere, non però per effetto o per colpa di altri che vanno contro il Bologna, perché è proprio una bella squadra e quindi è necessariamente lotta delle posizioni inferiori della classifica. Per quanto riguarda poi il processo sportivo, questa veramente è una cosa che definire il processo sportivo un processo è ridicolo, scusate se lo dico, ma la colpa non è soltanto di quelli che praticamente stavano a giudicare, la colpa è anche della morte dell'avvocato Agnelli e del dottor Agnelli e i loro discendenti, questa è la vera colpa di quella retrocessione della Juventus, perché quando una squadra di calcio mette un avvocato in condizione di dire mandateci in Serie B con questo qua, purtroppo è successo, può significare 2 cose: la prima, dichiararsi colpevole, poi però infatti fa il patteggiamento, mette
1.300.000 euro partenza e me la conto, perché la federazione era tranquilla. Se la Juventus è contraria ai suoi dipendenti, è chiaro che praticamente i suoi dipendenti è la colpa. Questo è il punto focale della cosa. Ricordate che l'avvocato Zaccone è riuscito a dire che in una settimana aveva sentito tutte le intercettazioni. Noi abbiamo impiegato 4 anni e mezzo e tutte non le abbiamo sentite. Mentre Narducci diceva piaccia o non piaccia, non ci sono telefonate dell'Inter ai designatori. Poi dopo si è dovuto rimangiare tutto, ma tanto la faccia di Narducci quella che è, quindi mangiare non lascia il tempo che non lo fa. Quindi noi siamo stati radiati per effetto di una mancata difesa da parte della società. Ma la cosa ridicola, sapete dove sta? Hanno citato il sequestro Paparesta, è vero. Io allora, il lunedì partecipo a una trasmissione televisiva a Napoli, ho fatto chiamare Paparesta e sul teatro con 1.000 persone hanno domandato a Paparesta, ma è vero del sequestro? Il Paparesta diceva, ma quale sequestro? Ma non è che c'era bisogno di farlo dire da Paparesta? Perché c'è una intercettazione tra Paparesta e Pairetto nella quale dice no, sono successe cose normali, erano incazzati, su questo non c'è dubbio, ma per non essere incazzati noi abbiamo perso una partita per colpa esclusiva dell'arbitro e dell'assistente Coperti. Sapete, Coperti è quell'assistente che ha arbitrato la partita di Supercoppa Italia a Torino, Juventus e Inter. Beh, in quella partita abbiamo perso ancora 1-0 con l'Inter e questo ha annullato un gol valido di 3-3. E allora cosa dobbiamo dire? Poi dopo viene fuori che Coperti, lo leggiamo in una intercettazione con i dirigenti del Milan, ai quali chiede di essere protetto, e Meani dice a lui, tranquillo, tu dirò a Gagliani che tu sei uno dei nostri. Ma come si fa di fronte a una cosa del genere a credere ancora? Io guardate, ho fatto queste cose anche per me egoisticamente, ma soprattutto per quei poveri diavoli di altri che non avevano colpa assolutamente. La Juventus non è mai stata accusata di illecito sportivo. La Juventus ha avuto 6 articoli 1 che sono praticamente la slealtà, ma voi pensate che di slealtà, se non combattete in questo campo qui, come si fa ad arrivare? Tenete presente che io prendo Stankovic, poi dopo 2 mesi me lo trovo all'Inter. Questa è realtà. E allora io devo competere con questi e devo essere praticamente della stessa parte, ma non ho mai fatto illeciti. Loro hanno fatto illeciti, lo dice il procuratore Palazzi. Ecco, nonostante tutto, lo dice dopo un determinato periodo e praticamente che era tutto archiviato. Come il passaporto di Recopa che sostanzialmente ha portato anche un dirigente ad essere condannato penalmente, e Carraro che va a dire, Carraro mi sembra che ha partecipato alle elezioni.
andate avanti voi, io in questo ambiente non ci sono più. Avete detto mai questa dichiarazione voi? No, ecco, ve le dico io, perché sono state silenziate completamente e bisognerebbe interpellare l'avvocato che ha detto, che farò, attenzione, mica è finita. Adesso ho cominciato con Papalesta, poi faccio anche con il resto, perché è una vergogna. È una vergogna quello che è successo, è una vergogna che la giustizia sia amministrata in una certa maniera, non parlo di quella ordinaria, perché, sentite, io ho scritto qualche tempo fa una cosa abbastanza grave sulla federazione, ma non lo faccio per il vita, lo faccio perché praticamente esiste un malessere in questa azienda, che poi oltretutto vive con i soldi anche nostri, sono padrato, ma vive anche con i soldi nostri, ma esiste malessere. Adesso vi cito un esempio. Voi avete mai sentito parlare di Premiopoli? No, allora Premiopoli è, perché poi mettono sempre le città in mezzo, Premiopoli, Carciopoli, eccetera, però va bene tutto. Allora Premiopoli è praticamente il verificarsi di un giocatore che assurge a direi, a momenti importanti di carriera, per cui deve essere dato un premio alla società che l'ha amministrata all'inizio del settore di guarigione. La gestione di questa cosa la faceva il professor Vicchi. Vicchi era il professore di matematica dei due figli di Abete, quindi messo da Abete praticamente in questa situazione. Esiste un avvocato, l'avvocato Martioli, che scusate un attimo, l'avvocato Martioli che era il secondo di Palazzi in procura federale. Mattioli è di Pescara. Questo Mattioli aveva sentito su questo ufficio premio lavoro diretto da Picchi, aveva sentito praticamente che c'era qualcosa che non funzionava e aveva iniziato un'inchiesta sull'ufficio premio lavoro. Appena Palazzi e chi per lui si era accorto, ha fermato Mattioli, dicendo a Mattioli non può entrare in quell'ufficio perché esistono delle precarietà. Esistono delle precarietà. E lui ha detto mettimelo per iscritto, fammi un'email. E poi adesso ha fatto un'email a Mattioli dicendo che non poteva continuare l'inchiesta praticamente perché esistono delle precarietà. Succede che questo avvocato Mattioli aveva interrogato alcune persone, tra cui il segretario del Siena, Osti. Sapete come è finito l'interrogatore di Osti, che aveva un giovane che giocava la prima squadra e doveva pagare qualcosa in Siena ad un'altra società per l'organizzazione? Bene, Vicchi ha detto a questo signore, tu non preoccuparti, parlo io con il presidente e gli dico come fare a non pagare. Ecco, questa è la gestione della federazione, non vi dico più niente. Io queste cose qui le dico, qualcuno potrebbe anche dire la sapete di quella, non ci pensa neppure perché io ho tutti i documenti, ho anche l'email che ha mandato Palazzi all'avvocato Mattioli, si dovrebbero vergognare, questa è l'azienda calcio di adesso. Come? Si dovrebbe vergognare l'avvocato Zaccone a dire quello che ha detto, perché lui ci ha posto di fronte all'opinione pubblica italiana e mondiale come dei malfattori, mentre malfattore è lui quando va a dire quelle cose che ha letto tutto in 4 giorni, evidentemente o non l'ha letto o non l'ha letto, non c'è capito niente. Due sono le cose, più facile che sia la prima, quella che praticamente è come verità. Ecco, questo è il processo sportivo e il processo di calcio, perché sono il processo di calcio sono tutte e due la stessa cosa, come ha detto Fioreschi, è stato praticamente scisso. Addirittura Palamara, il giudice del processo GEA, e per dire un giorno, anche in presenza mia, che praticamente quello di Napoli era un processo da poco, il processo vero era quello di
Magia, sono delle soldi. Quindi questo tanto per dire, e dal processo della Gera, che non aveva niente di determinato, è venuto fuori praticamente Calciopoli, perché sono venute fuori intercettazioni senza titolo, le intercettazioni. Dopo poi hanno preso quelle che volevano loro. E quando noi abbiamo trovato tutto quello che abbiamo trovato, è vero, c'erano gli illeciti, ma c'erano gli illeciti di altre società e non quelli della Juventus. Noi avevamo soltanto un capo, dei capi che non ci hanno difeso, questa è la verità, mentre il Milan è stato difeso, mentre tutte le squadre di calcio sono state difese, noi, essendo morti, all'avvocato Agnelli, il dottor Agnelli, siamo rimasti praticamente senza padre né madre, in balia delle onde e dell'avvocato che praticamente va a dire condannateci. Queste sono cose gravi che difficilmente si dimenticano. Una cosa che si sono dimenticati praticamente, perché nel mare di tutto quello che è successo credo che si possa dimenticare tante cose. Voi avrete sentito che io ho fatto le grinne in un'occasione, in pratica indicando un arbitro proprio Monti. E qui sarebbe veramente la querela, perché è offensiva una cosa del genere nei miei confronti, perché mi danno degli imbecilli. Mi danno come se fossi un dirigente che non segue il calcio, come se fossi io un dirigente che per 8 novembre del 2004 in Inter Juventus non avessi visto Rodo Monti non espellere Toto, che aveva fatto fallo da rigore, e vengono a dire poi che io avevo detto mettete Toto nel dono, lo dice il designatore, tant'è che io praticamente sono stato zitto anche perché non si può fare niente, e questo l'ha messo pure il procuratore generale nella sua requisitoria nel processo dell'appello, ha detto Monti, non solo non ha detto Rodo Monti, ma era anche contrario a questa designazione, sembrava anche contrario a questa designazione. Ecco, questo è il tema della famosa grigliata che voi ricorderete assieme al processo al sequestro di Foresta, è stata esportata in tutto il mondo, ma la vergogna non è solo una parola. Dovrebbe essere qualcosa di più, ma la gente proprio non ce l'ha nell'intimo. Quelli che sanno fare queste cose le sanno anche portare avanti, cioè, tenere da fare. Tenere presente che il signor Rodo Monti lo troviamo in una intercettazione con il Milan, dopo Milan-Chievo, Milan-Brescia, nella quale il direttore diciamo Meari, quello che l'ha detto all'arbitro, che hanno fatto passare come uno scemo, questo l'hanno fatto passare come uno scemo, ha detto all'arbitro che va a macchina, frequenta lo spogliatoio praticamente dell'arbitro da quando comincia la partita fino alla fine. In questa telefonata, dopo Milan-Brescia, Meari dice a Rodo Monti: il presidente mi ha detto di dirti che gli fa fare i capelli in Svizzera a 30.000 euro. Ti ho fatto dare 7 da Cesare della Gazzetta dello Sport per dimostrare, e io dovrei andare a cercare Rodo Monti. Ma vi rendete conto dell'assurdità che è successo in questo contesto? E quando